Buonasera, do il benvenuto a tutti, do il benvenuto ai nostri relatori, Paolo Flores d'Arcais, filosofo, direttore di Micromega, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che è Marco Travaglio, e autore del libro che presentiamo questa sera. Ho l'onore e l'onere di introdurlo. Io lo sto leggendo in questi giorni, direi in queste settimane, data la ponderosità del volume. Ho notato che il libro può essere letto in vari modi, con vari codici, appartiene a più generi letterari. Allora, intanto è un grande libro comico, nel senso che non perché Travaglio vi faccia battute e ne fa, ma perché la materia è comica. E probabilmente un lettore delle Faroer che lo leggesse nella traduzione gaelica si scompiscerebbe dall'inizio alla fine. C'è un personaggio che si crede sovrano, ci sono una serie di servi più o meno infidi e viscidi che però si mostrano collaborativi e viceversa. Insomma, è un po', ci sono gli ingredienti di una commedia di Terenzio, direi, più o meno. E poi, un fatto non trascurabile, è che è anche un trattato psicoanalitico, cioè può essere usato come un manuale diagnostico statistico delle malattie e dei disturbi mentali, perché c'è appunto questo personaggio che probabilmente si crede Luigi XIV o XVI, insomma, se non vogliamo augurargli sorti nefaste. E poi ci sono una serie di casi clinici nelle persone, più che altro di giornalisti, editorialisti, che agiscono e reagiscono sulla base appunto di quello che fa il suddetto personaggio. Finirebbero bene in un trattato di Freud, cioè Anna O, l'uomo dei topi, cioè sono veramente casi di studio, cioè persone il cui operato odierno contraddice in continuazione le loro biografie. E Travaglio li esamina con, cioè, un piglio scientifico, clinico, entomologico, e veramente poi li vedrete tutti i giorni sui giornali, magari non vi ricordate quello che hanno fatto e quello che hanno detto. E poi è un libro storico, nel senso nobile della parola, cioè è uno strumento che ci permette di capire il nostro recente passato e quello un po' più, devo dire, recente passato. La biografia, ma direi anche la fisiologia di Napolitano, ci portano parecchio indietro nel tempo, però tutti i discorsi sulla memoria sono un po' stanti, un po' moralistici, come quello che sto facendo, ma noi semmai soffriamo della patologia inversa, cioè dimentichiamo con la rapidità veramente di un acido buttato su una spugna. E quindi questo è uno strumento molto utile che ci, lui non a caso lo chiama romanzo quirinale, perché ha anche questi tratti, diciamo, di storia al confine tra la criminalità e l'istituzionalità estrema, quindi anche un genere letterario nuovo, volendo. E poi appartiene, secondo me, anche al genere della letteratura distopica, e cioè Travaglio ha avuto il merito di cogliere il trapasso del linguaggio istituzionale dentro una neolingua orwelliana, perché il potere che detiene e esercita quotidianamente Napolitano non è un potere, diciamo, i cui cardini si muovono lungo i principi costituzionali, deragliano in continuazione. E quindi parlare di potere non è nemmeno il potere crasso berlusconiano, insomma, che conosciamo tutti, non è così volgare, non è così manesco. D'altra parte non è nemmeno un potere del tutto occulto, come può essere quello di alcune, insomma, logge massoniche o altri poteri. Abbiamo visto Rina ieri parlare dal carcere, insomma, dal cortile di un carcere, è anzi molto loquace come potere. Quindi è più un ronzio di fondo, una specie di radiazione di fondo del potere, che però, come tutte le forze fisiche, agisce sulla realtà, modifica la realtà in continuazione. E lo fa anche, appunto, e qui torniamo al comico, lo fa per esempio quando si improvvisa critico cinematografico di film che non ha visto e quindi monita in anticipo, cioè prescrive
le categorie alle quali si deve attenere un film, per esempio sul terrorismo, su una materia così delicata, e quindi dice che non deve mai essere romanticheggiante o elusivo sugli aspetti più tragici, ma deve appunto rappresentarli in toto. Io ringrazio intanto Daniela Ranieri, che ha accettato di essere con noi, anche se avvertita tardi, ma le sue doti di improvvisazione le avete potute apprezzare. E poi ringrazio i direttori di due giornali con cui collaboro, e cioè Paolo e Antonio. Noi siamo in un teatro, no? Mi veniva in mente prima Petrolini, che quando c'era sempre uno e da lassù gli gridava ogni sorta di improperio, lui la prima volta si fermava, lo guardava, riprendeva, la seconda volta si fermava, lo guardava, riprendeva, la terza o la quarta, poi a un certo punto si fermava, riguardava su e diceva: io non ce l'ho con te, io ce l'ho col tuo vicino che non ti ha ancora buttato di sotto. E io non ce l'ho con Napolitano, io ce l'ho con tutti quelli che non l'hanno fermato, che non gli hanno detto che non può fare le cose che ha fatto in questi 7 anni, che lo hanno convinto di essere il salvatore della patria, anche perché quando una persona è molto anziana, non avendo un futuro, non riesce a immaginarlo un futuro per gli altri senza di sé. E quindi andrebbe aiutata. Una persona di 88 anni di solito gli levano la patente, anzi gliel'hanno già levata da parecchio tempo, perché non può guidare la macchina, dubito che possa guidare lo Stato, e quella corsa a chiedergli di restare dagli 88 ai 95 anni, secondo me la dice lunga su come è ridotta la stampa italiana e su come sono ridotti i suoi mandanti. Io penso che per stimare una persona stimabile sicuramente come Napolitano la si debba prendere sul serio, la si debba criticare, e non le si debbano sconti speciali dovuti all'età avanzata. Non è colpa nostra se ha 88 anni, è colpa sua che si è fatto rieleggere fino a 95, perché la Costituzione non dice che uno si fa rieleggere e poi rimane quanto gli pare. La Costituzione dice che il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. Bisogna sapere esattamente quando comincia la sua presidenza e quando finisce la sua presidenza, e da quando comincia il momento in cui non può più sciogliere le Camere, perché tutto ciò ha una rilevanza politica. Non esiste un presidente eletto a condizione che, e non esiste un presidente eletto a tempo. Quindi, se si è fatto rieleggere, fa la sacrosanta cortesia di rimanere fino al 2020, perché questo stabilisce la Costituzione. E chi oserà dire che forse è troppo vecchio, si meriterà come risposta: dovevate pensarci prima. Penso che prenderlo sul serio significhi dire le cose buone che ha fatto e le cose cattive che ha fatto. Io le cose buone le ho tralasciate, perché sono usciti già una dozzina di libri che lo dipingono come marito fedele, padre esemplare, statista insigne, patriota, eccetera, eccetera. E mancava invece un po' questo lato B. B nel senso non di Berlusconi, lato B nel senso l'altro girato il disco, ecco lì non si è sentito granché, e quindi mi è sembrato utile mettere in fila le cose con uno spirito che, ha ragione Antonio, non è tanto quello dell'indignazione quanto il fatto che a me tutto quello che si muove intorno a Napolitano fa molto ridere. Io trovo che non ci sia niente di più comico e di più grottesco di una corte settecentesca trapiantata nel 2013. Il veder rinascere certe figure che pensavamo di avere consegnato alla storia, i palafrenieri, gli aiutanti di campo, i corazzieri, anche muniti di penna, ci sono dei corazzieri ad honorem, alcuni sono stati citati, altri magari li citiamo dopo.
ci sono nuovi mestieri che emergono intorno alle scuderie del Quirinale. C'è il mestiere del saggio, per esempio, che è un mestiere sconosciuto nelle democrazie. Chi è il saggio? Chi l'ha chiamato? Da dove arriva? Chi l'ha incaricato? Chi mi rappresenta? Chi t'ha eletto? Chi ti vuole? Chi lo sapeva che un giorno arrivavi? No? Cioè, sono tutte domande che uno vede questi saggi e dice: ma perché? Abbiamo 945 parlamentari, esclusi i senatori a vita, pure i saggi, per arrivare a 1000. Cioè, non si capisce che cosa siano i saggi, eppure abbiamo, sono mestieri usuranti anche, come quello dei giullari di corte, che però non fanno ridere, o meglio, fanno ridere involontariamente. Ci sono i moniti. Ci sono delle forme di comunicazione assolutamente sconosciute, nel senso che nelle democrazie ci sono le esternazioni, i discorsi. Ogni tanto il presidente prende la parola, di solito davanti a un microfono, con la sua faccia, e dice quello che deve dire. Da noi ci sono una serie di forme sottostanti di comunicazione che sono esclusive, mondiali, del Quirinale. Intanto ci sono i moniti, di solito accorati, severi, ma anche paterni, e ancora quelli sappiamo di chi sono, perché comunque vengono emessi a una certa ora, prima e dopo i pasti, con delle note ufficiali nelle quali si dice che il presidente dichiara, anche se non lo vediamo, però sono note diffuse dal suo ufficio stampa e appartengono a lui. Poi ci sono delle sottospecie ulteriori che invece si perdono per quanto riguarda la paternità, non si sa a chi appartengono, da dove vengano. Noi nei giornali ogni tanto leggiamo, sulle agenzie, che fonti del Quirinale fanno sapere, e uno dice: ma che cosa sono queste fonti del Quirinale? Ma chi sono le fonti del Quirinale? E poi c'è ancora una sottospecie, che sono gli ambienti del Quirinale. Vi prego di fare attenzione, perché voi mettetevi anche nei panni di giornalisti piuttosto basici come siamo noi. Insomma, noi vorremmo sempre sapere chi ha detto cosa, chi ha fatto cosa, no? Diciamo nomi, cognomi. L'ambiente del Quirinale, che cos'è? Cioè, io provo ogni tanto a immaginarmi questo ambiente del Quirinale che emette delle osservazioni, ma l'ambiente di che? Cioè, dove sta sto ambiente? Com'è fatto l'ambiente? Cos'è, un salottino, un ripostiglio, uno sgabuzzino? Non si sa cosa siano questi ambienti, ma guardate che se i corrispondenti esteri, dopo essersi sganasciati per 20 anni grazie a Berlusconi, quando leggono che ambienti del Quirinale sostengono che l'accordo fra Renzi e Berlusconi va bene, però bisognerebbe ritoccare un attimo, intanto dicono: ma che cazzo si impiccia questo qua, cosa c'entra il Presidente della Repubblica con quello che deve fare il Parlamento? Ma la seconda cosa, dico: ma cos'è questo ambiente del Quirinale? L'altro giorno un corrispondente del Le Monde, Philippe Ridé, ci ha raccontato che in autunno, quando ambienti del Quirinale fecero sapere che era auspicabile la fine dell'eterno conflitto fra politica e giustizia, e quindi già non sapeva che cos'era l'ambiente del Quirinale, poi non riusciva a capire che cazzo fosse il conflitto fra politica e giustizia, fece mise nel suo blog, nemmeno su Le Monde, nel suo blog una cosa in cui diceva: Presidente Napolitano, intanto firmi le sue esternazioni e non le affidi a questi ambienti. Secondo, che cosa sono sti politici che sarebbero in conflitto con la giustizia? Dica che si riferisce a Berlusconi e che auspica che la smettano di processarlo, no? Perché è questo che ci vuole dire, no? Immediatamente è partito un monito di un telefonista del Quirinale, che noi non sappiamo chi sia, all'ambasciata di Francia, che in cui il Quirinale, per conto appunto di questi ambienti a loro volta attivati dal Presidente, protestava ufficialmente con l'ambasciata di Francia, cioè con il governo francese, perché un giornalista di Le Monde nel suo blog
aveva scritto che il presidente dovrebbe parlare chiaro. Voi mettetevi nei panni dell'ambasciatore francese che dice: ma scusi, ma cosa c'entra il governo francese con quello che scrive un giornalista francese nel suo blog? Mica funziona da noi come da voi, dove i giornalisti prendono ordine dal governo. Insomma, da noi i giornalisti fanno un po' quello che gli pare. Secondo, mettetevi nei panni del telefonista degli ambienti del Quirinale che ha dovuto chiamare questo ambasciatore sapendo che sarebbe stato mandato a fare in culo, perché giusto in francese, ma sarebbe stato mandato, perché non si usa protestare con un governo straniero perché un giornalista ha scritto un blog, eventualmente protesti con quel giornalista. Quindi fa molto ridere, per questo io ho deciso di raccontare queste cose, perché penso che alla fine, se poi noi fossimo ancora capaci a ridere delle cose che fanno ridere, insomma, se a ogni monito seguisse una risata omerica di 60 milioni di italiani, come di solito meritano certi moniti, alla fine finirebbero anche i moniti. Invece vengono presi estremamente sul serio, con quell'aria pensosa e sussiegosa che hanno i quirinalisti, che sono diventati un po' più servili dei vaticanisti, nel senso che ogni tanto capita che un vaticanista, soprattutto quando c'era Ratzinger, critichi il Papa, ma un quirinalista che critica il Presidente della Repubblica è assolutamente impossibile trovarlo. Infatti il Presidente, a furia di vedersi leccare i piedi, quando legge il blog di un giornalista francese, protesta immediatamente con l'ambasciata di Francia, perché non è abituato, non è che è intollerante alle critiche, è che non è più abituato alle critiche, e quindi quando gliene arriva una gli sembra una roba pazzesca, dice: ma come si permette questo qua, ma che mestiere fa? Dice: fa il giornalista. No, ma non è come i nostri. Dice: no, è come quelli delle democrazie. E allora parte la protesta. Un'altra giornalista, rarissimo caso di giornalista italiano, però vive molto in Francia, è Barbara Spinelli, quindi è scusata, diciamo, ha criticato più volte Napolitano. Napolitano la prima volta le ha mandato una lettera in cui le diceva che non solo che era disinformata, ma che era stata addirittura imbeccata per scrivere delle cose contro di lui da misteriose entità, non si sa, ambienti. Spinelli ha detto: ma Presidente, come si permette di dire che io scrivo quello che voglio? E allora lui l'ha invitata al Quirinale pensando di convincerla, e Barbara in questo libro mi ha dettagliatamente riferito gli appunti che all'uscita del Quirinale aveva subito preso per non dimenticarsi niente, di un colloquio che, se uno lo legge, veramente si domanda. Anzi no, io mi immagino ogni tanto che un padre costituente torni sulla terra in Italia, uno dei padri costituenti, quelli veri, insomma quelli del 48, non questi poveracci, questi saggi, e vedendo quello che succede si domandi, dica: ma non avevamo scritto Repubblica nella Costituzione? Perché quel colloquio di Barbara Spinelli col Presidente è il classico colloquio con un monarca assoluto che ritiene lesa maestà qualunque tipo di critica. E c'è certamente un aspetto grave, ma c'è anche un aspetto comico in questo rinchiudersi sempre più del monarca dentro il suo castello, circondato di dignitari, palafrenieri che gli dicono che ha sempre ragione, e alla fine lo convincono che ha sempre ragione. Se voi leggete gli articoli della Costituzione dedicati ai poteri del Presidente della Repubblica e li confrontate con quello che ha fatto in questi 8 anni il Presidente della Repubblica, non ne uscite, cioè o è sbagliata la Costituzione o ha sbagliato Napolitano. In questi 8 anni hanno sbagliato quelli che per 8 anni hanno detto che comunque faceva bene a fare così, perché la situazione era eccezionale, perché insomma quando ci vuole, no? Questi costituzionalisti che piegano la Costituzione a seconda delle convenienze. Uno di loro mi ha raccontato che 2 anni fa Napolitano gli ha telefonato per commissionargli un articolo. Gli ha detto: guarda caro, dovresti scrivere un pezzo per dire che ho ragione io su questa cosa, perché potrei essere criticato, allora tu dovresti scrivere che ho ragione io per questo, questo e quest'altro motivo. E il costituzionalista, una rara avis naturalmente, perché se tutti facessero come lui quelle telefonate a Napolitano non le farebbe,
ha risposto: guardi Presidente, con tutta l'amicizia, io gli articoli ne scrivo pochi, quando li scrivo io, per dire quello che penso io, non quello che pensa lei, però se lei pensa queste cose lo scriva lei questo articolo e io lo leggerò con molto piacere. Da allora hanno smesso di invitarlo ai ricevimenti al Quirinale, evidentemente perché è l'unico che si è rifiutato di scrivere pezzi su commissione. Io e Antonio, quando succede qualcosa per cui il Quirinale diciamo si sovraespone e quindi presta il fianco teoricamente alle critiche, diciamo, della stampa straniera, tiriamo a indovinare su come si posizioneranno l'indomani mattina i corazzieri sui vari giornali, e di solito ci azzecchiamo, perché dunque Capotosti domani sul Messaggero, apertura, pezzo editoriale, De Siervo, La Stampa, Ainis, Corriere della Sera, li indoviniamo tutti e di solito è sempre così, l'indomani c'è tutto lo schieramento dei corazzieri, poi ci sono anche quelli addetti, i minori addetti, non so, alla Nazione, al Giorno, al Gazzettino di Venezia, e cose di cui, però sono sempre tutti militarizzati proprio e o hanno un moto spontaneo, diciamo, che li mobilita sempre nei momenti difficili, oppure è anche possibile che ci siano sollecitazioni come quelle che ho raccontato prima di questo costituzionalista, che tra l'altro riceve spesso telefonate di suoi colleghi che gli dicono: beato te che puoi dire queste cose, noi vorremmo tanto ma non possiamo, perché sono tutti lì in fila che aspettano di diventare giudici costituzionali oppure saggi, visto che, diciamo, la serra dei saggi è infinita. Dopo la prima tornata estiva dei saggi e quella autunnale, i primi furono 10, i secondi furono 35, a cui furono aggiunti altri 7 scriventi, furono definiti, perché i primi 35 evidentemente sapevano soltanto leggere ma non scrivere e quindi arrivarono a 42, adesso si aspettano altre tornate, anche perché i saggi precedenti hanno fatto cattiva riuscita. Voi sapete che i documenti ponderosi che hanno prodotto questi saggi, che venivano convocati al Quirinale con il Presidente a un capo del tavolo e dall'altro il Ministro delle Riforme, erano scene che non si vedevano dai tempi del Duce, quando il Duce e Federzoni ricevevano gli accademici d'Italia con Guglielmo Marconi con la feluca, no? Questa è l'intelligenza italiana, no? Che dovrebbe rappresentare la libertà di pensiero e che si trasformano tutti in saggi e che poi in fila indiana salgono ogni tanto in pellegrinaggio dal Presidente a prendere gli ordini col Ministro delle Riforme, che tra l'altro è Quagliariello, che uno dovrebbe vergognarsi anche di farsi vedere in quella compagnia. Quagliariello era il portaborse di Pera, tanto per dire, cioè uno ancora meno di Pera, no, perché uno si faccia l'idea, no, che praticamente sembrava impossibile. È il Ministro delle Riforme Istituzionali, che per fortuna ancora non è riuscito a riformare niente. Ci sono poi i moniti. I moniti sono degli ordini chiamati in un altro modo, degli ordini dati da uno che non potrebbe darli a della gente che non dovrebbe riceverli e tantomeno non dovrebbe obbedire. Io ho provato a elencare le categorie di persone a cui Napolitano in questi quasi otto anni ha dato degli ordini. Sono tutte categorie che dovrebbero essere autonome e indipendenti dal Quirinale. Sono intanto i partiti, a tutti i partiti dà continuamente ordini: fai quello, fai quell'altro, non andare lì, non andare là, non uscire, entra, eccetera. I governi, addirittura ne ha fabbricati di suoi proprio in laboratorio un paio. Le maggioranze, le opposizioni di solito vengono ammonite a non opporsi, perché non sta bene, insomma, opporsi per un'opposizione sembra così, sembra brutto. Ha dato ordini a sindacati. La Camusso una volta disse che non prendo ordini da un cooptato, ce l'aveva con Monti, e disse anche una cosa spiacevole sulla Fornero, che peraltro faceva cose molto spiacevoli. E Napolitano nel ricevimento di Natale ammonì con un dito la Camusso,
perché si era permesso di fare la sindacalista, cioè di difendere i lavoratori e i pensionati dalle mire di questa iena della Fornero che li stava per rapinare, come poi è accaduto. Ha dato gli ordini agli elettori, ogni tanto Napolitano non gradisce come gli elettori votano e allora li ammonisce a non farlo più. Per esempio invitò a non votare Grillo, quando lo votarono lo stesso, anzi con più gusto, disse: non ho sentito nessun boom. Allora gliene arrivò poi un altro la volta dopo. Allora lui riunì 2 o 3 babbioni e rimise in piedi le grandi intese che gli elettori avevano appena bocciato, e dà ordini agli storici. Voi sapete che c'è una corrente storiografica purtroppo minoritaria che da anni racconta come in Italia ci sia un doppio Stato, per usare un eufemismo, cioè uno Stato che ha una faccia pulita e dietro fa delle porcate, uno Stato che davanti combatte la mafia e va ai funerali delle vittime della mafia e dice che non bisogna abbassare la guardia contro la mafia e dietro tratta con la mafia, no? Si chiama il doppio Stato. Napolitano non gradisce e quindi al Salone del Libro monitò gli storici affinché che la smettessero di parlare del doppio Stato, e fu subito invece di suscitare proteste in nome della libertà di ricerca e di pensiero, suscitò unanime apprezzamenti, soprattutto sul Corriere della Sera, in cui si fece anche l'elenco della lista di proscrizione di quegli storici che si erano permessi di dire che c'è il doppio Stato, affinché fosse proprio noto anche il loro nome e ci pensassero 2 volte prima di ridirlo, perché il capo dello Stato, non, dello Stato singolo, non doppio, non gradiva. Ha dato ordini ai giornalisti, figuriamoci, i moniti alla stampa sono continui. Durante il G8 dell'Aquila invitò i giornali a smetterla di parlare dei processi di Berlusconi, perché sennò facevamo brutta figura con gli altri grandi della terra che arrivavano in Italia, che appunto non sapevano assolutamente niente dei processi a Berlusconi, e quindi se i giornali stavano zitti in quei giorni forse la sfangavamo e andavano via senza che sapessero niente dei processi a Berlusconi. Chiese una moratoria proprio dell'informazione, e poi dopo che partirono i grandi della terra dall'Aquila disse: ma è andata così bene che si potrebbe proseguire con la moratoria anche dopo. Ha dato ordini alle procure continuamente, è un continuo monitare le procure perché ci vadano piano con i politici, perché non parlino, perché non dicano, insomma è un continuo monitare i magistrati, che in teoria dovrebbero obbedire soltanto alla legge, peraltro non è scritto da nessuna parte che il Presidente della Repubblica possa dire ai magistrati e cosa devono fare. Ha monitato imprenditori, ha ricevuto addirittura la comunicazione in anteprima da John Elkann, che John Elkann aveva intenzione di aumentare la quota della Fiat dentro il Corriere della Sera, e John Elkann tenne a farlo sapere, ho avvertito subito Napolitano. Lo dice: ma che c'entra Napolitano col fatto che tu ti compri delle azioni di una casa editrice? Non si sa, ma tutti ritengono che quando tu fai una cosa, no, anche andare magari, non so, a prendere un gelato o cosa, è meglio informare il Quirinale, no, perché così siamo a posto. No? Ha dato ordini lo ricordava Daniela Ranieri, a registi, produttori, si occupa di cinema anche, c'era un film su Prima Linea e quindi disse che insomma il film su Prima Linea, insomma bisogna farli così, i film su Prima Linea, non cos'ha. E il problema è che parlava di un film che non aveva visto, non per cattiveria, perché non era stato ancora finito e quindi non c'era la pellicola proprio, quindi anche volendo non avrebbe, ma lui già lo criticava perché non gli piaceva proprio forse l'argomento. E quindi come capo dello Stato ha sentito il dovere di dire che non si faceva. Un giorno, dopo anni, credo, forse decenni, Lino Banfi decise di non fare più il nonno libero in Un medico in famiglia. Lui lo chiamò e gli disse: perché non fai più il nonno libero? E Lino Banfi fece sapere, dice: me l'ha chiesto Napolitano, rifaccio nonno libero l'anno prossimo, c'è stato un monito di ambienti del Quirinale, obbedisco. Quindi anche di Fiction Rai si occupa di qualsiasi cosa della nostra vita, e uno legge la Costituzione e dice: ma perché? Ma che c'entra? Ma perché si impiccia? Ma perché lo fanno impicciare? Questo è il problema
fondamentale. Ho dimenticato sicuramente altre categorie come la Corte Costituzionale, che è stata anch'essa monitata, anche se peraltro devo dire non ce n'era bisogno, perché essendo formata da gente in gran parte nominata da lui o amica sua, non ne bastavano ancora, ci ha messo pure Giuliano Amato, no? Questo virgulto, questo giovane virgulto del diritto che non avevamo mai sentito nominare prima, per dare una svecchiatina insomma anche alla Corte Costituzionale. Mancano soltanto le categorie dei cantanti, credo non si sia mai occupato del Festival di Sanremo, ma non poniamo limiti, può essere che adesso a febbraio magari qualcosa lo dice, o una capatina ce la fa, no? Può essere. La cosa che fa molto ridere è anche che Berlusconi la prima volta non l'aveva votato perché aveva detto non possiamo votare un comunista al Quirinale, la prima volta. La seconda volta ha detto meno male che Giorgio c'è, e poi qualche giorno dopo è andato al Quirinale per designare il Presidente del Consiglio. Sapete che non solo Napolitano è stato scelto da Berlusconi come ripresidente, ma anche il Presidente del Consiglio Enrico Letta è stato scelto da Berlusconi, che non voleva Renzi, e sbaglia sempre, perché poi anche Renzi insomma avrebbe fatto la sua riuscita, però all'epoca preferì il nipote di Gianni Letta, che dava l'aveva tenuto sulle ginocchia, quindi dava più garanzie. E quando andò al Quirinale per dire sì alle larghe intese, soprattutto perché le stava facendo lui, Napolitano, scrissero i corazzieri, lo aveva elogiato per il suo comportamento da statista, cioè un pregiudicato, diciamo, per frode fiscale, un puttaniere, un amico dei mafiosi, era stato definito statista dal capo dello Stato. Adesso improvvisamente sembra che l'unico che ha sdoganato Berlusconi sia Renzi, diciamo che arriva buon ultimo dopo un ventennio di comunisti terribili che a Berlusconi gliel'hanno sempre date vinte. Infatti lui continuamente chiede scusa per non avere votato Napolitano nel 2006, perché dice: avessi saputo, figuriamoci, lo proponevo io. Invece all'epoca preferiva D'Alema, che diciamo anche lui andava bene. Mi ha fatto molto ridere una definizione che c'è nei diari di Padoa-Schioppa. Padoa-Schioppa mi ha fatto leggere un pezzo del suo diario pochi mesi prima di morire, quando gli ho detto che volevo fare questo libro, e lui ricorda che Napolitano sabotò in ogni modo il secondo governo Prodi, perché dato che pretendeva di governare senza mettersi d'accordo con Berlusconi, a lui non piaceva, e quindi ha fatto di tutto per affossarlo. Glielo diceva anche quando Padoa-Schioppa andava al Quirinale, dice: sto lavorando a una maggioranza alternativa, glielo diceva proprio, cioè lavorava già alle larghe intese nel 2006, e Padoa-Schioppa lo definisce il pompiere incendiario, che è una bellissima definizione, perché lui pubblicamente monitava pace e concordia e poi sotto banco appiccava incendi per far saltare un governo che non gli piaceva. Poi provvide Berlusconi con la compravendita dei parlamentari, e poi Mastella, diciamo, con lo showdown che portò a casa Prodi ne mandò a casa Prodi nel giro di 2 anni. Però per dire che c'è un disegno politico da parte di Napolitano, non è che ha cominciato adesso. Lui ha sempre, fin dall'inizio, perseguito il disegno delle larghe intese. Prima ancora di diventare Presidente della Repubblica era già per le larghe intese, lo era già con Craxi ai tempi del Partito Comunista, lo rimase quando era Presidente della Camera, lo continuò ad esserlo quando nel 94 Berlusconi diventò Presidente del Consiglio per la prima volta, e Napolitano fece il discorso alla Camera in cui doveva annunciare le linee dell'opposizione. Invece sembrava una protesi della maggioranza, perché disse che l'opposizione non doveva opporsi ma doveva dialogare con il governo Berlusconi, e sono praticamente tanti anni che lui lavora alle larghe intese, che prima diciamo si sono svolte clandestinamente in questa relazione clandestina che la sinistra e la destra hanno consumato per anni di nascosto.
nascosto, fino a quando poi c'è stato il coming out col governo Prodi e l'apoteosi, proprio le nozze alla luce del sole nel governo Letta. E lui è sempre stato un fautore delle larghe intese. Nel frattempo gli italiani votavano esattamente sempre contro le larghe intese, gli italiani ormai sono bipolari nella testa, ma lui continua a combattere il bipolarismo come e quando gli pare. Lui è l'unico presidente della Repubblica che ha avuto il privilegio di giurare due volte sulla Costituzione, eppure tutte e due le volte, appena giurato sulla Costituzione, ha chiesto di rifare la Costituzione. Tant'è che la prima volta, la seconda era già morto, ma la prima volta Cossiga disse: ah, però, se l'avessi chiesto io di cambiare la Costituzione un minuto dopo averci giurato sopra, chissà cosa avrebbe chiesto Napolitano e il suo partito, altro che l'impeachment. E Napolitano, naturalmente, questa cosa, che Cossiga lo detestasse, non la sopporta. Come ricordava Paolo, sta cercando, una volta che Cossiga si è proprio chiarito che è morto e non può più smentirlo, manda in giro delle versioni di Comodo da cui risulta che Cossiga era un suo fan. E a dicembre, su tre giornali in concomitanza, proprio lo stesso giorno, è uscita una lettera di Cossiga a Napolitano, che secondo la stampa di Torino, perché poi appunto questi corazzieri sono molto divertenti, la stampa di Torino, come gli altri due giornali, cioè il Corriere e il Messaggero, aveva ricevuto la lettera di Cossiga dall'ufficio stampa di Napolitano, naturalmente, e perché Napolitano voleva far uscire quella lettera sui giornali che aveva deciso lui, possibilmente dei giornali che non la chiosassero, perché bastava una chiosa a quella lettera per capire che Cossiga stava prendendo per i fondelli Napolitano. Era una lettera tutta pomposa ed encomiastica in cui Cossiga diceva: ma quanto sei bravo Giorgio, ma sei meraviglioso, ma perché il tuo partito ti ha così emarginato, ma perché non ti valorizzano? E questo è prima del 2006, è prima della prima elezione, quando lui era ai giardinetti da senatore a vita. Ma perché non ti valorizzano? Ma se ti eleggessero Presidente della Repubblica io ti voterei subito. Era chiarissima l'iperbole sarcastica. Napolitano ce l'ha venduta come una lettera in cui Cossiga gli dichiarava un amore sconfinato, e l'ha fatta uscire su questi tre giornali. Ma la cosa divertente è che ovviamente i tre giornali l'hanno presa estremamente sul serio, nonostante che Cossiga fosse un vecchio burlone che si divertiva a fare questi scherzi. In più non hanno nemmeno osato dire da dove arrivava questa lettera, però dovevano giustificare il fatto che loro ce l'avevano, perché come fa un giornalista avere una lettera di Cossiga a Napolitano? O gliela ha data Cossiga che è morto, o gliela ha data Napolitano che è vivo. E allora che ricorrevano a delle supercazzole, no? Per non far capire da dove arrivava la lettera. Cioè, la stampa di Torino è arrivata al punto di scrivere che la lettera era uscita dagli archivi personali di Napolitano. Quindi voi immaginatevi la scena, no, di questa lettera di Cossiga, no, che un mattino, o anche di pomeriggio, dipende, a un certo punto decide di uscire a fare due passi, anche per prendere una boccata d'aria. Erano anni che marciva dentro l'archivio privato di Napolitano. A un certo punto esce, no, si fa un giro e poi si autorecapita nelle tre redazioni prescelte dal presidente. Però non l'ha mandata nessuno, perché altrimenti l'ufficio stampa e il Quirinale avrebbe dovuto giustificare il fatto che non l'aveva mandata agli altri giornali, ma aveva scelto proprio quei tre, no? Quindi si ricorre anche a delle cose abbastanza ridicole, proprio per nascondere anche delle notizie normali, che sarebbero normali, ma proprio c'è questa sudditanza psicologica che trasforma i giornalisti in macchiette. Poi quando scrivono lo si nota, naturalmente. Pensate soltanto a quello che sono costretti a fare quei due poveretti dei presidenti di Camera e Senato, no? La Boldrini e Grasso, che sono talmente servili e nei confronti del presidente, e talmente increduli forse di essere la seconda e la terza carica dello Stato, glielo si legge in faccia, proprio quando uno vede la Boldrini e Grasso capisce che ancora non ci credono che sono la seconda e la terza carica dello Stato. Grasso soprattutto ha questo sorriso prestampato che denota proprio questa felicità di essere grasso, di essere lì. Quando qualcuno si alza e parla di Napolitano, loro immediatamente lo stoppano.
Io ho riportato i verbali di questi scambi. Di solito capita che uno dei 5 Stelle nomini Napolitano e immediatamente venga stoppato. Nicola Morra: ieri è intervenuto nel dibattito politico chi sta sul colle, quindi neanche Napolitano, già aveva usato un modo di dire per cercare di farla franca, ma lì, implacabile proprio come Echelon, alla parola colle, Grasso si è svegliato come la rana di Galvani, no? E ha detto: scusi senatore Morra, non sono ammessi riferimenti al capo dello Stato, lasciamolo fuori da quest'aula. È l'aula che lo ha eletto, tra l'altro, cioè uno dice: ma sei impazzito? Applausi dal PD e dal PDL, naturalmente registrano i verbali. No, aspetta, Morra, recidivo, ribadisce: penso sia ammissibile fare delle riflessioni, se poi sbaglierò dovranno i cittadini valutare. Il Presidente della Repubblica, tum, di nuovo Grasso: l'ho invitata a lasciarlo fuori, lei non può citarlo. Ma voglio citare quello che ha detto il nostro Presidente. No, lei non può citare nemmeno quello che ha detto. Morra, imperterrito, va avanti. E Grasso a quel punto, sospirando, dice: chiusa la citazione, come dire che non ci sentano dal Quirinale. La stessa cosa, naturalmente i giornali, alcuni, il nostro, scrivono: ormai è innominabile, non si può nemmeno più nominare il nome di Napolitano in vano, che è una cosa, è come la divinità per gli ebrei, no? L'ideogramma, no? Le consonanti, Adonai, cioè il codice fiscale, bisogna... Non si può più dire Napolitano. Napolitano, accortosi del ridicolo, lancia un monito per cui fonti del Quirinale provenienti dalla Val Fiscalina in Alto Adige, dove lui soggiornava, diramano questo foglio d'ordini. È semplicemente ridicolo il tentativo di far ritenere che il Presidente della Repubblica aspiri a non essere nominato o citato in modo appropriato nel corso di discussioni in Parlamento. Ai Presidenti delle Camere spetta di garantire nel dibattito parlamentare il rispetto di regole di correttezza istituzionale e di moderazione del linguaggio. Quindi glielo dice anche lui: piantatela di rendermi ridicolo stoppando quelli che mi nominano. A quel punto i grillini ci riprovano alla Camera, no? E quindi parte Colletti, che è quello tremendo, no? Il quale, sventolando una copia della Costituzione, dice: l'attuale Presidente della Repubblica, immediatamente la Boldrini con quella voce da segreteria telefonica, no? Non offenda, comincia a zittirlo, no? E... lei non può parlare così del Presidente della Repubblica, lei lo sa, ne abbiamo già discusso, lei sa che non può chiamare in ballo il Presidente della Repubblica, fa parte del regolamento, non c'è nessuna norma del regolamento che citi mai il Presidente della Repubblica. Ma Colletti insiste: allora non lo chiamerò, dirò l'innominabile. Boldrini: ho già richiamato il collega Colletti a non tirare in ballo il Presidente della Repubblica. Colletti: allora, invece di fare ogni tanto un monito col ditino alzato, l'innominato dovrebbe ogni tanto guardarsi allo specchio. Boldrini: se lei continua sono costretta a toglierle la parola. Rimonito dal Quirinale: i Presidenti delle Camere devono garantire nel dibattito parlamentare il rispetto delle regole, semplicemente ridicolo è invece il tentativo, è un monito rovesciato, ridicolo prima era nella prima parte, adesso è la seconda, copiato integralmente per far sapere a questi due che lui vorrebbe essere citato, ma non si può perché loro continuano a impedirlo. Guardate che tutte queste cose ci passano sotto gli occhi, manco ce ne accorgiamo, perché nei giornali viene citata la cosa, come dire: ieri un pericoloso sovversivo ha tentato di nominare una volta o due il Presidente, ma per fortuna è stato prontamente sedato dalla Presidente Boldrini. E tutti dicono: ah, meno male, perché se no chissà dove andremo a finire qui, no? A furia di nominare il Presidente in vano. Senza citare il nome, perché è un collega, mi fa pena, volevo ricordare il tono dei giornali il giorno della rielezione.
Padellaro vi ha già raccontato la pantomima della rielezione, che tutti ci fanno credere essere avvenuta contro la volontà del presidente, obtorto collo o colle, nel senso che lui non ne voleva assolutamente sapere. Quelli sono andati in pellegrinaggio al Divino Amore, lo hanno pregato in ginocchio, lui si è macerato per quel quarto d'ora, 16-17 minuti, poi ha dovuto cedere. In realtà non c'era nessun bisogno. Se uno è contrario alla rielezione, semplicemente non accetta la rielezione, no? È ovvio, c'era un ottimo candidato, si chiamava Rodotà, bastava che lo votasse poco più la metà del PD. Se il PD per metà non lo votava, Rodotà passava lo stesso. Quindi sono tutte balle che non volesse farsi rieleggere. Lui ha provato a metterci Amato al posto suo, perché avrebbe continuato a comandare per interposta persona, non c'è riuscito. Ha tentato di metterci Cassese, così avrebbe continuato a comandare per interposta persona. Dato che non c'è riuscito, quando è venuta fuori la candidatura Rodotà, lui ha accettato di essere rieletto per impedire che, ritornando a votare in Parlamento, si potesse pensare, sulla pressione della base del PD, che Rodotà era il candidato giusto, perché Rodotà presidente significava no larghe intese, significava un governo magari per pochi mesi, ma che non avrebbe più avuto Berlusconi oppure questi berlusconini che adesso fanno finta di non conoscerlo, che sono peggio di lui, cioè Alfano, Cicchito, Giovanardi, Schifani, eccetera. Bene, dopo questa pantomima ci fu il discorso in cui Napolitano prese a cannonate i politici che l'avevano appena rieletto, e loro sadicamente, masochisticamente applaudivano, perché si rendevano conto che comunque lo doveva fare, ma intanto gli aveva salvato la poltrona a tutti, perché sennò si tornava a votare. E il giorno dopo uscì sul Corriere della Sera questo pezzo: ci sono discorsi che cambiano la storia di un paese, come quello di Abraham Lincoln nel 1863 a Gettysburg, o come Lyndon Johnson che nel 1965 pronuncia il celebre "We shall overcome" e chiude la segregazione razziale. Il discorso di Napolitano ha la forza retorica, l'altezza di ispirazione e la dirompenza politica che lo rendono già un'opera prima. E ha aperto una nuova pagina, restituendo dignità alla parola e regalandoci un resto di etica pubblica senza precedenti nella storia repubblicana. In un altro paese lo farebbero studiare nelle scuole, e tutti gli editori, no, che preparano i sussidiari col discorso di Gettysburg di Napolitano contro la segregazione razziale. Cioè, noi purtroppo leggiamo queste cose, non sono inventate. Quando prima mi intervistavano fuori mi dicevano: lei ha aggredito Napolitano? Io non aggredisco niente, io riporto queste cose perché sono avvenute nel 2012, nel 2013, avverranno anche nel 2014. A meno che qualcuno naturalmente non cominci a dire che forse si è esagerato, che forse è caso che qualcuno ritorni nei ranghi. Ho quasi finito, volevo soltanto più dire due cose. Se poi tutto questo avesse prodotto dei buoni risultati, il fine giustifica i mezzi. Chi crede che il fine giustifichi i mezzi potrebbe dire: vabbè, ha abusato dei suoi poteri, ha violato la Costituzione per 8 anni, ha debordato, ha deragliato, ha tracimato, però cavolo, che risultatoni, che roba, ne avesse azzeccata una. Cioè, questo bisognerebbe anche dirlo. Cioè, nel 1956 ha detto che l'invasione sovietica in Ungheria era a difesa della pace. Nel 2006 ha chiesto scusa, ha detto: mi ero sbagliato. Erano passati 50 anni. Io spero che viva così a lungo, che così magari fra 50 anni potrà dire: ho fatto diverse cazzate, tra cui farmi rieleggere, trasformare Monti in uno statista, trasformare Letta in un presidente del Consiglio. Enrico Letta, presidente del Consiglio, è un altro che ancora non ci crede. C'ha una paresi facciale perché ci è rimasto quando gliel'hanno detto. I risultati sono terrificanti, cioè non è possibile pensare che uno così la faccia franca. Ma il governo Monti è stato una catastrofe, una calamità naturale. Il governo Letta non ha fatto niente, ha cambiato soltanto il nome all'IMU,
che tra l'altro prima si sapeva almeno come si chiamava, adesso non si sa più nemmeno come cazzo si chiama, quanto dobbiamo, quando si paga, chi la paga, non si sa più niente. Ha trasformato dei poveretti, questo Saccomanni andrebbe assistito, è un poveraccio, è uno che non ne azzecca una. Noi viviamo di miti che poi appena li vediamo all'opera sono delle catastrofi. Il governo Letta ha alcuni ministri nominati da Napolitano che sono peggio di quelli nominati da Berlusconi e dal PD. Napolitano ci ha regalato la Cancellieri, ci ha regalato Saccomanni, ci ha regalato Giovannini e ce n'ha regalato un altro adesso, mi ricordo chi è, ma che è ancora peggio. Eh? Ah, no, quello della cultura ci ha regalato D'Alema. No, ma sono delle catastrofi assolute. E ogni volta che qualcuno dice qualcosa, dice quello non si tocca perché l'ho nominato io. Allora, i risultati sono questi. Quindi, oltre ad avere forzato tutte le regole, ha pure ottenuto dei risultati pessimi. Pessimi perché? Perché noi continuiamo ad affidare la soluzione dei problemi non al colpevole, perché sarebbe ingiusto dire che Napolitano è il colpevole della situazione in cui ci troviamo, ma lui è la quintessenza di quel sistema politico, amministrativo, burocratico e finanziario che ci ha portati a questo disastro. Non l'ho scritto io, l'ha scritto la Stampa di Torino, il giornale più vicino a Napolitano, che il quarto d'ora tra il pellegrinaggio dei partiti al divino amore e l'accettazione della ricandidatura non l'ha passato a battere la testa contro il muro, l'ha passato al telefono con Mario Draghi e con Ignazio Visco, i quali gli hanno detto: Presidente, resta. Cioè questo è il garante di questo sistema che ci ha portati alla rovina. Ha fatto campagna elettorale per quel sistema e contro quelli che combattevano o dicevano di voler combattere quel sistema. Ha fatto in modo che venissero espulsi dalla coalizione del centro-sinistra coloro che non erano allineati a quel sistema. Di Pietro e Ingroia non sono stati coalizzati col centro-sinistra, che poi ha fatto l'accordo con Berlusconi, ma non ha voluto fare nemmeno la desistenza con Di Pietro e con Ingroia, soltanto perché non per i loro errori, ma perché si opponevano al sistema di cui Napolitano è garante. Queste sono cose che sono avvenute, sono fatti, non sono balle. Vendola ha detto a Ingroia: nel centrosinistra non puoi entrare perché Napolitano non vuole, e noi non possiamo disobbedire a Napolitano. Renzi, con tutti i suoi difetti, è il primo segretario del PD che non prende ordini da Napolitano. Il PD fino a un mese fa aveva come segretario Napolitano e come portavoci i vari Bersani, i vari, come si chiama, quell'altro non mi ricordo neanche, no, quello il sindacalista, Epifani, eccetera. Il segretario era Napolitano. Allora, affidare al problema la soluzione del problema produce naturalmente un aggravamento del problema. E c'è un'unica cosa su cui ha ragione Berlusconi: la grazia. La grazia Napolitano gliel'ha promessa e poi non gliel'ha data. Non è sbagliato non avergliela data, è sbagliato avergliela promessa. Berlusconi è entrato nel larghe intese perché Napolitano gli ha detto: ti do la grazia o ti do il salvacondotto, perché il salvacondotto era prima del processo, quando gli era stato garantito che il processo sarebbe finito alle sezioni unite della Cassazione, che l'avrebbero rimandato a Milano, che l'avrebbe rimandato alle sezioni della Cassazione in tempo per farlo prescrivere, il processo Mediaset. Poi la variabile Esposito ha mandato tutto in rovina, perché il processo si è fatto per non farlo prescrivere come dice la legge, e allora gli è stato fatto annusare la grazia. Ma non è una mia invenzione. 12 giorni dopo la condanna di Berlusconi, Napolitano fece un monito con nome e cognome, non fonti, ambienti, lui, in cui gli spiegava come fare ad avere la grazia. E gli diceva: chiedimela. Ma guardate che non si è mai visto nella storia uno che viene condannato per frode fiscale e che 12 giorni dopo riceve un monito del Presidente della Repubblica che gli dice: chiedimi la grazia. Cioè, ma sembrava addirittura che Napolitano chiedesse a Berlusconi di chiedergli la grazia, perché se no non gliela poteva dare.
e dato che l'altro avrebbe dovuto accettare la sentenza mentre è ancora lì che si è perso, perché gli hanno raccontato che adesso la corte di non so dove gli annullerà la sentenza, Ghedini gli fa credere ormai qualunque cosa, no? Dice: se accetto la sentenza non posso fare ricorso. Non ha chiesto la grazia, l'altro non gliel'ha data, dopo averla data a un colonnello americano latitante che ha sequestrato Abu Omar, dopo aver commutato la pena a Sallusti, violando le sentenze della Corte Costituzionale che negano il potere di grazia per motivi politici, e lui ha dato delle grazie per motivi politici. Il colonnello latitante è stato graziato anche per quanto riguarda la pena accessoria. È un abuso di potere, non lo può fare questo Napolitano, e facendolo ha autorizzato Berlusconi a dire: perché il colonnello latitante sì e io no? Io non ho mica sequestrato qualcuno, ho solo evaso il fisco, che a casa sua, voglio dire, è quasi una stella al merito. Ecco, questo cosa della grazia, che io ho intitolato clemenza senile, è un caso veramente preoccupante, perché è proprio un caso palese di violazione delle prerogative costituzionali del capo dello Stato, quelle che lui dice di avere difeso contro i magistrati di Palermo cattivi, con il famoso conflitto di attribuzioni su cui non mi attardo, ma che riguardava il fatto che la procura di Palermo ha violato le prerogative di Napolitano perché ha intercettato Mancino, che, se voi ve la ripetete due o tre volte, vi mettete a ridere, che uno dice: dunque uno intercetta Mancino e quindi viola le prerogative di chi? Di Napolitano. Cioè sì, perché si sapeva che Mancino chiamava al Quirinale, chi lo sapeva? Cioè ogni magistrato quando intercetta un delinquente dovrebbe porsi il problema, dice: ma sto delinquente chiamerà mica Napolitano, no? Perché se no sto violando le prerogative del Presidente della Repubblica e quello mi fa un conflitto di attribuzioni. Ma guardate che è successo così, e la Corte gli ha dato ragione, perché come diceva Zagrebeschi, la Corte non può dare torto al Presidente della Repubblica, in quanto aprirebbe una crisi costituzionale devastante. Da 20 giorni il Presidente non monita. Dopo il monito di Capodanno non c'è stato più, non ha parlato più. Guardate che un Napolitano senza monito è come Berlusconi senza. E non si sa perché non parla più. È molto interessante. Qualcuno sostiene che quando Grillo ha parlato di impeachment lui ha detto: beh, forse è meglio che mi dia una calmata. Io non lo so. Se così fosse vorrebbe dire che è un punto a suo favore, vorrebbe dire che almeno sente le critiche e le ascolta. Penso che se avesse avuto più critiche avrebbe fatto meno errori, e penso che avesse ragione Montanelli quando mandò a Pertini, appena eletto, questo telegramma. Ecco il nostro telegramma di congratulazioni e auguri a Sandro Pertini. Che Dio le conceda il coraggio, Presidente, di fare le cose che si possono e che si debbono fare. L'umiltà di rinunziare a quelle che si possono ma non si debbono, e a quelle che si debbono ma non si possono fare. E la saggezza di distinguere sempre le une dalle altre. Grazie e buonanotte.